Buongiorno Giulia. Buongiorno Roberto. Come hai deciso di imparare la lingua LIS? Allora, io ho sempre coltivato una passione per le lingue, fin da quando sono piccola, e quando ho conosciuto la LIS mi sono totalmente innamorata di questo modo di comunicare attraverso l'uso delle mani e di tutto il linguaggio del corpo, anche se insomma così vogliamo chiamarlo. E non ho mai amato le barriere comunicative che si innalzano a causa anche della scarsa informazione e quindi ho poi deciso di diventare interprete LIS. In questo momento tu sei diventata una specie di star sul web perché hai pensato di trasformare in LIS dei brani musicali. Come li scegli questi brani? Questi brani li scelgo a sentimento, diciamo, nel senso che quando un brano è molto molto bello e comunica delle emozioni e ha dei tecnici molto forti, penso che sia giusto che arrivi a tutti, perché la musica è di tutti quelli che la sanno apprezzare. Quale difficoltà incontri nell'interpretare un brano? Spesso incontro delle difficoltà legate all'italiano, perché non dobbiamo dimenticarci che la lingua dei segni ha una struttura morfosintattica sua, e quindi delle volte la traduzione di alcune frasi che possono andare molto per allegorie ci risulta molto complicato per poi metterla in lingua dei segni, poi sempre rispettando il testo della canzone. Quali progetti hai per il futuro? Ho molti molti progetti in cantiere. Inizio con parlare di quello di Shake Your Listen e Shake Your Hand, che è un progetto che riguarda la lingua dei segni nei bar e nei cocktail bar, perché io sono anche una bartender e quindi ho come obiettivo nel mio piccolo quello di rendere accessibile anche i luoghi di ristorazione della notte, perché penso che sia molto importante che una persona sorda possa sentirsi a casa quando entra in un bar oppure in un ristorante. Grazie molte per l'intervista. Grazie a voi.